Che dobbiamo fare, ragazzi? Siamo in ritardo. Xur, per colpa del dungeon, chiuso. Siamo in ritardo. Quindi, siamo in torre. Hangar, solito posto. Qui in fondo, nel balconcino, c'è Xur. Faccia strana che questa settimana vende. Il Colonia. Bellissima, bruttissima arma. Con gli insetti, granate, insomma, che inseguono i bersagli. Niente di particolare. Per il momento penso che non è in meta in nessuna parte. A parte se volete fare cazzare i vostri avversari di crogiolo. Per il resto è abbastanza bad. Poi abbiamo la corona del guscio larvale, che vi permette di quando schivate fornisce una piccola quantità di salute e di scudo. Un roll orribile, però c'ha la mobilità 17. Ci potrebbe anche sta, perché no? Poi abbiamo il cuore della luce intima. Ottimo. Ottimo pezzo. Tra l'altro con un roll gigantesco, con 29 di resilienza. Peccato per quel 2 in recupero. Peccato per quel 2 in recupero. Ma se avete delle armature che vi permettono di livellare, quindi magari avete delle armature con recupero e disciplina alti, questo ci può stare. Questo lo compro anch'io, perché me lo metto da parte. Non sia mai se dobbiamo fare una build con il cuore e ci serve la resilienza, visto che è meta. Prendetelo. Poi abbiamo le armine di Kerstein. Uccisioni corpo a corpo ripristinano la salute per un breve periodo di tempo. Come sappiamo, i corpo a corpo sono decenti in questo momento, soprattutto quelli solari, quindi potrebbe anche starci. Il roll purtroppo non è dei migliori, perché mobilità al 22 è alta per le streghe di fuori. Però il pezzo è decentino. Però, ragazzi, sicuramente andatevi a prendere il cuore, perché... Allora, armi invece. No. Andatura dell'arciere demolitore. Decente. Carino. Niente di particolare. Modo eterno con sistema di autofuoco e interruzione violenta. Caricatore e stabilità. È uno di quei... Allora, ci sono gli inarrestabili sui ricognizioni in questa stagione, quindi se vi serve un ricognizione che è anche ad arco, per quando magari andate a fare contenuti con matchmaking, così no, vabbè, con giochi di combinazione, scusate, potrebbe starci. Però per il resto, insomma, niente particolare. Ombra estesa con impugnatura, bruciapelo e carica esplosiva, no. Morso della veda con occhio del cisone ben piantato, no. Ecco, il serafino con preparazione militare e linea di fuoco ci potrebbe molto molto stare. Sinceramente non l'ho provato ancora tantissimo. I mitraglioni in questa season l'hanno buffati, lo sappiamo, sia contro i rossi sia contro i boss. Non li ho ancora provati, però questo è sicuramente un buon roll da utilizzare sia eventualmente nel dungeon e sia eventualmente con nel raid, perché comunque linea di fuoco si attiva quando c'è due persone vicino, in contenuti in solo ovviamente no. Quindi questo, in caso mai ve lo prendete, ve lo mettete in saccoccia. E poi abbiamo l'ingresso regale con preparazione militare implacabile. Direi di no. Io prenderei il mitraglione e eventualmente il modo eterno e il cuore della luce. Poi sono con il titano, quindi andiamo a vedere che cosa ha. Si parlava di resilienza, giusto? Le braccia, ragazzi. Braccia del titano. La corazza no. Il casco no. Mm. 18-12. Decentino. Niente di particolare. Però le braccia le prenderei. Allora andiamo a vedere velocemente anche gli altri. Scusate, non ero pronto come al solito. Avremo Xur sul team. E controlliamo strega e cacciatrice. Allora la strega. Braccia con 12-14-16-13. Niente di particolare. Anche qui niente di particolare. Ecco, questo potrebbe essere interessante. Personalmente peccato per quella forza alta. Però non è brutto, perché la disciplina al 14, resilienza al 17 ci potrebbe stare. Insomma, è un roll decente, soprattutto se state cercando di mettervi a posto le build con la resilienza alta. Mentre i gambali con la mobilità al 22 sulla strega sono inutili, quindi lasciateli lì dove sono.
Cacciatrice 64, mobilità, recupero, intelletto 14, 16, 16. Se tripla 100, mobilità, recupero, intelletto, ci potrebbe stare. Quindi prendetela in considerazione. Così come il petto, altrettanto, forse anche meglio. Rollato anche meglio, secondo me. Cioè, il recupero più alto. Buono. Casco. Ni. Stivali, ragazzi. Peccato per quella forza. Ah, ogni tanto ci stanno sti roll. Ah, comunque sì, anche qui stesso discorso, raga. Resilienza 24, forza 20. Se cercate un buon roll sulla resilienza, ci sta. Se avete la build, per esempio, con l'omnicolo, con l'omniculo, come mi piace chiamarlo a voi, questo è un pezzo veramente molto molto forte per questa stagione. La forza alta, la resilienza è alta, riuscite a fare la 100-100 mantenendo comunque un buon recupero se ci mettete la mod. Quindi questo è un pezzo che comprerò anch'io. Quindi per le armature andrei con questo, con la strega avevo detto il casco e il titano le braccia. Poi per il resto, insomma, vi ho già detto tutto.